una a 2 giorni per dare l'avvio alla campagna per la prevenzione del tumore al seno. La Tina si tinge di rosa, un palco allestito nel cuore della città con canti, balli e diversi momenti di riflessione. Una guerra contro un male subdolo e silente e che quasi sempre non provoca sintomi. Da qui ottobre, il mese dedicato alla prevenzione. Il primo messaggio da inviare è che il tumore al seno purtroppo è sempre in rapido aumento. Questo in termine tecnico si chiama incidenza, cioè il numero di nuovi casi l'anno. Se pensiamo che solo l'anno scorso ci siamo avvicinati a circa 60.000 nuovi casi l'anno, e la cosa principale è anche che colpisce donne un po' più giovani, cioè sotto gli età di 50 anni. In provincia di Latina noi abbiamo circa 320 cancri incidenti, cioè da aprile al Garigliano sono i nuovi casi che si presentano annualmente. Devo dire che la nostra ASL è molto ben organizzata e questo è un merito speciale che va sicuramente alla direttrice Silvia Cavalli, che si è sempre prodigata per potenziare questa attività a favore delle donne. Da una parte lo screening, cioè la prevenzione, quindi le donne sane, e da una parte la presa in carico nel momento in cui le donne sono malate. I numeri in crescita spaventano e la prevenzione resta sempre l'unica strada perseguibile. La Tina in Rosa, organizzata dalla Fondazione Veronesi, raccoglierà piccole e grandi somme da devolvere poi alla ricerca per tutto il mese di ottobre. Noi in questo momento ci avviciniamo quasi al 90% di guarigione se il tumore è preso in una fase precoce e se segue questi percorsi istituzionalizzati. Ma il messaggio che noi dobbiamo lanciare in questo mese, che è il mese appunto della prevenzione, il mese dell'ottobre rosa, della lotta contro il tumore al seno, è che il 13 ottobre è il cosiddetto Metastatic Cancer Day Awareness, cioè la consapevolezza e l'istituzione ufficiale, questo è il terzo anno consecutivo anche in Italia, della giornata per la lotta contro il tumore metastatico. Cioè, noi in Italia abbiamo attualmente circa 50.000 donne che hanno un tumore metastatico, cioè quindi metastasi da tumore della mammella. Questo è un tumore che si dice curabile, non guaribile, ma curabile significa che noi riusciamo attualmente con le nuove tecnologie, con i nuovi farmaci a disposizione, a rendere cronica questa malattia e quindi permettere delle lunghissime sopravvivenze inimmaginabili fino a 10 anni fa.